Il nostro viaggio alla scoperta del divertimento questa notte ci ha portato a Milano. Siamo venuti all'Amnesia perché in console c'è un nostro grande amico. Lui è Christian Marchi. Ciao a tutti, benvenuti a Milano e bentornati in Italia anche a voi che siete sempre in giro per il mondo a fare reportage. È un piacere tornare in quella che per me rappresenta la capitale del nord Italia, cioè Milano, e ritrovare un sacco di amici, anche perché stasera ci saranno un sacco di gente, un sacco di amici, un sacco di personaggi, un sacco di ospiti e amici che arrivano anche da Ginevra, quindi un pubblico abbastanza internazionale. Tanti amici sono venuti a trovarti questa sera a Milano, in particolare Diego Conte. Sì, è venuto a trovarmi Diego Conte, che sta arrivando, vedo arrivare dal fondo. E poi c'è anche... Eccomi qua, tipo effetto sorpresa. Andrea Torretta, direttamente dagli Execute, che è qui infiltrato, sta arrivando anche lui. Diego, voi due insieme siete decisamente una strana coppia. È un binomio vincente, non tanto per me, ma perché c'è Christian che è al marchio DOC, hai presente? Sì, sì, sì. Proprio di origine controllata. Sappiamo che insieme state sviluppando un nuovo progetto musicale. Ma guarda, stiamo collaborando a un progetto che ormai si è concretizzato, una nuova track. È molto bella, che ha un'ottima risposta sul pubblico e che insomma in qualche modo mi imbarazza, perché lavorare al suo cospetto per me è un grande onore. Insomma, io sono sempre stato un fan, quindi... Guarda, il piacere è nostro, perché parlo per bocca mia e di Paolo Sandrini, mio socio e produttore anche lui insieme a noi di questa traccia. È un piacere perché comunque ci si scambia idee tra persone molto intelligenti, nonostante non ci sia mai stata un'uscita discografica tua in questi anni che ti abbia confermato o ti abbia aperto una carriera da produttore, ti sei rivelato un ottimo punto di partenza, quindi poca gente al tuo livello grazie alla tua intelligenza. Ci puoi dire qualcosa in più riguardo questa traccia? Allora, il titolo è Keep on Party, le sonorità sono accattivanti, non vogliamo ancora dirvi troppe cose. Non so, Christian, ti vuoi sbilanciare un po' tu? Ma no, guarda, è Master Freeze alla voce, quindi un personaggio ultra conosciuto e apprezzato per le sue doti canore, vocali, da rapper, incazzato dagli anni 90. E la sonorità è molto... Electro House, un po' acid, un po'... Sì, è molto trasversale. Bravissimo. Come traccia, quindi internazionale come gettata proprio. Christian, sta arrivando l'inverno. Ci fai una tua previsione sulla stagione? Ma guarda, nonostante la grande crisi generale che si vede in tutti i settori, sicuramente... L'industria del divertimento qualcosa ne risente, come ne risente la discografia, ma in generale in tutto il mondo è così, in tutta Europa purtroppo è così, ma l'Italia vive un momento di profonda crisi. La politica italiana è diventata gossip, si parla di quello, e speriamo in una risalita da questo punto di vista, per quanto riguarda i locali li vedo pronti, perché stanno programmando, si stanno rimettendo in sesto e stiamo cercando insomma tutti di rifarci le ossa. Molti locali puntano ancora tanto su ospiti stranieri. Cosa hanno loro in più dei DJ italiani? Guarda, sicuramente hanno una grande originalità nel fare le cose e mi sembra che facciano anche gruppo tra di loro. Vedo DJ olandesi che fanno gruppo, DJ francesi che fanno gruppo, e sono forti, mi auguro che noi italiani riusciamo a fare gruppo il più possibile e continuare a sfornare bei dischi, belle canzoni. Ma
se i DJ italiani non fanno gruppo, cosa fanno? No, fanno i dischi e ognuno cerca giustamente di guardare i propri interessi e di curarli al meglio. Ma non è un'accusa nei confronti degli italiani, perché in Serbia è la stessa cosa, piuttosto che in Ungheria o in Romania, è normale che sia così. In tutto quello che è business trovi i competitor e trovi gli alleati. Ecco, se si trovano buoni alleati e buoni compagni di lavoro, è giusto lavorare in team e tutti insieme. Oltre alla traccia con Diego Conte, quali sono i tuoi progetti discografici? Sì, sto lavorando finalmente alle mie nuove produzioni, al nuovo Christian Marchi. Io e Paolo Sandrini stiamo lavorando ad Una mia follia, qua vanno e vengono, stiamo lavorando ad Una mia follia che diventerà un grande successo, mi auguro e si auguro, e al nuovo Marquis Flow finalmente, dopo Feel the Love ci sarà un nuovo Marquis Flow. Ti ringraziamo come sempre e ci vediamo alla prossima One Night With su Enjoy Television. Assolutamente. Ho saputo che ci saranno grandi novità per Enjoy. L'uccellino, quello di Twitter, mi ha detto delle cose interessanti. Sveleremo.